Nuova disavventura per il buon Vittorio Brumotti. Sembra veramente che per questo magnifico, simpatico e bravissimo inviato di Striscia la Notizia la pace non riesca ad essere raggiunta. Infatti, pensate che sarebbe stato nuovamente vittima di una nuova vile aggressione operata ai suoi danni. Questa volta, teatro della disavventura è stata la città di Roma, la capitale d'Italia. Due colpi di pistola, il lancio di un mattone, minacce di morte, paura, inseguimenti vari, personaggi che si sono occupati addirittura di presentarsi davanti a Brumotti con un passamontagna in testa. Tutto ciò si è verificato nel pomeriggio di ieri durante una inchiesta riguardante sempre la droga, o meglio, chi spaccia droga. A dare notizia è stata una testata televisiva. E l'inviato di Striscia si trovava nel quartiere romano di San Basilio, ubicato in una zona, se diciamo così, sud-est della capitale, per documentare che avviene purtroppo lo spaccio di stupefacenti alla luce del sole, senza alcun tipo di controllo, ma soprattutto gestito addirittura da diverse famiglie italiane, legate, da come si legge nel web, a personaggi di spicco della camorra. Così adescato. Con la proposta di vendere cocaina e altre droghe, Brumotti avrebbe iniziato la sua campagna contro lo spaccio sfruttando un megafono. Immediatamente, così, da un blocco di case popolari si sarebbero levate delle grida, sarebbero apparsi dei figuri con insulti, minacce, addirittura con un mattone che è andato a colpire in pieno uno dei cameraman, che avrà ovviamente dei giorni di prognosi. Così, intorno alle 4 e un quarto del pomeriggio, dal furgone ha sentito dei colpi d'arma da fuoco, si è girato, ha visto una persona con un passamontagna, ripeto, che stava correndo verso di lui, e la truppa lanciando un mattone, ripeto, che ha ferito ad una gamba un cameraman che ne avrà per diversi giorni di tempo. Ovviamente si sono allontanati dal quartiere. Il video termina qua, vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione, vi invito a riflettere perché qui c'è solo da riflettere. Da rendersi conto fino a che punto possa arrivare la mente umana, la mente, chiamiamola, del cervello, il cervello umano, perché veramente c'è da mettersi le mani sulla testa, sui capelli, perché ancora ce l'ha. Caro Vittorio, non mollare, sii sempre forte. Purtroppo questa era già o la terza o la quarta disavventura che ti capita, prima a Bologna, poi a, appunto, in un'altra città e adesso a Roma. Niente, spero che tutto ciò non si verifichi mai più. Il video termina qua. Iscrivetevi, cari utenti, commentate. Vittorio, non mollare, tieni duro, anche se è difficile, perché in questi momenti c'è veramente da rimanere più che allibiti.